Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andrelink91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Pochi giorni fa c'è stato un update che ha portato la versione di Yo-Kai Watch alla versione 4.0, anche perché c'è in concomitanza l'uscita fra pochi giorni con Yo-Kai Watch Guardiamo Tutti lo Stesso Cielo, ovvero il nuovo gioco di Yo-Kai Watch, che chiameremo Yo-Kai Watch 4 per comodità. E c'è un nuovo evento, c'è Camellia Cibi per questo evento. Dovrebbe essere Camellia, se non sbaglio. La possiamo vedere anche qui nell'event quest. E abbiamo addirittura solo delle coppe da conquistare. Saranno ovviamente le coppe del torneo. Quindi vediamo subitissimo cosa c'è da fare. La prima missione è ovviamente giocare l'attacco al punteggio almeno una volta. Poi bisogna vincere 3 volte il torneo, vincerlo 5 volte, vincerlo 10 volte e vincerlo 15 volte se volete sbloccare tutti quanti gli obiettivi. Quindi attacco al punteggio e vincere il torneo almeno 15 volte. Quindi è un evento sì con i cibi ma con Budokai. A me gli eventi tornei Budokai non è che mi piacciono molto, però insomma sono abbastanza godibili dalla maggior parte dei giocatori. Poi abbiamo anche dei Dream Match, con addirittura abbiamo Tuttossa e Diamantosso. Insomma abbiamo degli yokai particolari. Pony Camellia a quanto pare è un rango Z, quindi è sicuramente più di 1000 di attacco. Abbiamo Nekonisei G addirittura, tripla S. Abbiamo degli yokai interessanti. Questo qui sotto, l'ultimo, dovrebbe essere Kachikachi Kusarihime, che sarebbe falce Kusari, infatti lei c'è la falce. Se non sbaglio è Kusari. Sì, Kusarihime, infatti lo vedete anche qui sullo schermo. Insomma, Dream Match, se avete questi yokai potete farli tranquillamente. Io i Dream Match ne ho fatti davvero pochi perché non è che ho tanta voglia alla fine di starci dietro. I video sui Puni Puni li faccio appunto perché comunque sia vanno, vedo che vanno e interessano a molti che mi chiedono: Andrelink, qual è questa missione? Qual è quell'altra missione? Io allora faccio il video così rispondo un po' a tutti. Ok, dobbiamo vincere 10 volte il torneo. Cavolo, ma partiamo subito così. Vinci 10 volte. Subito. Vinci 20 volte il torneo. Cioè, completalo 20 volte. Allora, un attimo, perché mi sembrava strano. Dice 20 vittorie, 30 vittorie consecutive. Però non è specificato se è 30 volte il torneo. Ma mi sembrerebbe strano vinci 30 volte il torneo, perché poi arriviamo alla quinta che vincilo 100 volte. Allora sì, mi sa che devi vincere 100 volte il torneo, perché non è la prima volta che fanno questo tipo di missione. Però vincere 100 volte il torneo, ragazzi, è stancante. Metti almeno 4 battaglie, 400 battaglie dovresti fare. Cavolo, la vita ci passi. Queste missioni qui invece, che ne abbiamo addirittura 6, devi praticamente rubare, cercare di rubare 10 volte dall'avversario. Perché quando c'è un torneo Budokai, tu puoi anche rubare dall'avversario. Quindi devi rubare 10 volte dal tuo avversario. Questa modalità qui con lo scrigno del tesoro, vedete? Voi man mano che combattete potrebbe capitare che collezionate degli oggetti. E questi oggetti si vanno a mettere qui nella griglia di gioco e sbloccano un personaggio. Oppure possono sbloccare degli oggetti o addirittura qui in fondo Nekonise G, che comunque sia non è niente male come yokai, è sempre un chibi yokai, un baby yokai se volete. Quindi se partecipate 10 volte a queste sfide, come si fa? Basta avere, bisogna premere sul pulsante giallo e appunto avere anche però dei biglietti, come vedete in basso io ce n'ho 0 perché l'evento è appena incominciato io. E insomma premete appunto sul pulsante giallo di uno qualsiasi, vi fa vedere la squadra che avete voi contro lo yokai che ha lui al centro. E già lui ha un rango Z, io già mi sto cagando sotto. Con Goketsu, ovvero con l'attributo Osta, avete il 30% di forza in più e potreste sconfiggere l'avversario più facilmente. Certo è però che l'avversario è molto forte. Dipende anche da quali yokai portate. Tante volte dipende anche da quello. Io per esempio ho HP 4641, forza 5782 e livelli di Energy Max 7760. In totale 18183.
Se voi poteste vedere l'avversario, allora sarebbe tutto più facile, ma il gioco non lo concede. Quindi andate a occhi chiusi, portatevi magari la tributosta e così insomma magari potete cavarvela un pochino più facilmente. Quindi 100 volte torneo e almeno 10 volte la sfida di sottrarre qualcosa agli avversari, sottrarre quello che serve, appunto il pezzo, l'oggetto, quello che è. Ora. Ecco. Ora. Vinci una sfida. Ora devi anche vincerle le sfide quando vai a rubare all'avversario. Non solo farle, devi anche vincerle. Vinci 3 sfide, vinci 5 sfide, vinci 7 sfide, vinci 10 sfide, vinci 15 sfide e vinci 20 sfide. Quindi se ne fai 10, anche le perdi, non importa, prendi questo premio qua, i segreti dell'anima mini. Però se ne vinci 20, addirittura ora se ne vinci anche, un libro delle abilità, che è molto importante. Quindi, questo era tutto ciò che c'era da fare per questo evento. Lo Yokai Punica Melia è abbastanza forte, insomma, ha un bel po' di attacco, ma è un rango Z, questo era da aspettarselo. Vediamo un attimino i premi, poi concludiamo il video. Ecco, vedete, i biglietti potete anche acquistarli, potete acquistarne uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, 10. Più di 10 non potete acquistarne. Infatti, per averne più di 10, penso che si possano anche shoppare oppure facendo le sfide del torneo, che è anche un altro modo per ottenerli. A volte ricevete i biglietti, altre volte ricevete una parte di quelle che vi servono per sbloccare appunto lo yokai o l'oggetto in questione bloccato. Certo, per avere i premi più interessanti bisogna vincere molte volte il torneo. Mi sembra che sia un massimo di 40 vincere il torneo, addirittura gli yokai spettrali. Quello che serve, Tonman S, praticamente serve a Termaiale per diventare di rango S, la fusione. L'attacco al punteggio invece abbiamo Mighty Dog, che sarebbe Can Can. Mighty Dog, bello il nome giapponese. Però dato che ora c'è solo Puni Puni, ragazzi, arrivare tra i primi 10 diventa sempre più difficile. Prima con Weeble Wobble, troppo troppo, tra i primi 5.000 ci si arrivava facilmente. Adesso è praticamente impossibile. Perché ci sono giocatori giapponesi che ci spendono a rotta di collo e ovviamente hanno tutte quante le reward migliori. Comunque sia, per oggi è tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yokai Watch Puni Puni, spero che possa aiutarvi a sbloccare qualche missione. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!